sviluppo è dedicato al tema delle migrazioni internazionali e del loro impatto sulla società europea. E le migrazioni internazionali sono uno dei grandi megatrend che appunto sta cambiando la nostra società, porta a tutta una serie di sfide per l'Europa dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'economia, del cambiamento demografico, e quindi si tratta, diciamo, di una tendenza di cambiamento che deve essere governata in qualche modo guardando sempre a lungo periodo, cioè alle conseguenze su scale decennali, perché appunto si tratta di una tendenza che poi spiega i suoi effetti su scale pluridecennali, anche se poi nell'ambito della cronaca ci sono momenti in cui il fenomeno attira più attenzione e altri di meno, ma in realtà se poi guardiamo, come vedremo anche con le ospiti, la tendenza su scale pluridecennali, vediamo appunto un trend che continua nel corso degli anni. Ne parliamo con Valentina Pisco e Rosa Stella De Pazio del nostro Center for the Future of Europe, che è il centro dell'Italian Institute for the Future, che si occupa di politiche europee, di scenari dell'Unione Europea. In particolare Valentina Prisco cura all'interno della CFE la parte relativa alle politiche sociali in Europa, e Rosa Stella De Pazio invece è la vice direttrice del nostro centro, entrambe dottorate in politiche diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea. Valentina Prisco in particolare ha collaborato con la cattedra di legislazione sociale avanzata, in particolare concentrata sulle politiche del lavoro e appunto le politiche integratorie nel contesto appunto della situazione sociale in Europa. E Rosa Stella De Pazio, oltre appunto ad avere avuto docenza a contratto nell'ambito del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea, è stata anche consulente giuridico al consolato italiano a Gerusalemme, e è un'esperta appunto di diritto internazionale, anche dell'ambito di cui si parlerà poi oggi nell'incontro, appunto delle tematiche normative sia migranti sia al problema dei profughi, dei rifugiati in Europa. Allora, senza perdere altro tempo, direi di iniziare con l'intervento di Valentina, visto che è un intervento a 360 gradi che pone tutte le problematiche, già dal titolo lo vedete, la sfida delle migrazioni, che in realtà appunto declinato culturale ci farà vedere quanto questo tema produce complessità poi all'interno del contesto europeo. Poi vediamo con Rosa Stella De Pazio invece sull'aspetto, diciamo, più giuridico della vita. Buon pomeriggio, ringrazio il presidente Roberto Paura per l'invito, anche l'istituto, e appunto come ha già introdotto il presidente, oggi parleremo della sfida delle migrazioni. È un argomento particolarmente complesso, ma anche particolarmente attuale. Quando si parla però di questo fenomeno, del fenomeno delle migrazioni, spesso si rischia di abbandonarsi a riflessioni ideologiche, sentimentali, emotive, quindi questo ci impedisce di avere uno sguardo obiettivo sul fenomeno, ma oggi cercheremo in qualche modo di avere un approccio realistico e pragmatico a quello che è il fenomeno delle migrazioni. In questo senso ci faremo guidare innanzitutto da una valutazione realistica di quelli che sono i dati, quindi proprio della statistica, dei numeri, della consistenza numerica del fenomeno delle migrazioni. Poi approfondiremo anche la normativa, in questo mi aiuterà la dottoressa De Fazio, perché siamo comunque in uno stato di diritto, vige il principio di appunto lo stato di diritto, e poi ho cercato per ognuno degli argomenti che tratteremo di portare due punti di vista, quindi le riflessioni scientifiche di chi è a favore di un'apertura dei confini e chi invece invita alla cautela. Partiamo dai dati. Io vi ho portato i dati dell'Eurobarometro della primavera del 2017, quindi particolarmente recenti, e vediamo come per il 73% degli europei l'Unione Europea dovrebbe fare rispetto al passato molto di più per ciò che riguarda il fenomeno migratore. Vediamo come questa percentuale è più elevata per gli italiani. Sappiamo infatti che l'Italia, per la sua collocazione geografica, è maggiormente esposta al fenomeno migratorio, e nel 2017 il 90% degli ingressi registrati
molto interessato l'Italia. La Grecia e la Spagna hanno invece visto ridurre gli ingressi. Mi permetto solo di dire due parole sulla, appunto, sulla Spagna. Ricordiamo anche il conclave in Marocco, Ceuta e Melilla, ma è riuscita a gestire il fenomeno migratorio facendo accordi solidi con il nord. Detto ciò, vediamo che anche per ciò che riguarda il controllo dei confini esterni, quindi rimaniamo sempre nell'ambito appunto del fenomeno migratorio, il 70% degli europei, l'Unione Europea nel futuro dovrebbe fare di più rispetto a quanto ha fatto nel passato, e lo stesso vale per il 73% degli italiani. Vediamo che questo atteggiamento, anche un po' di sfiducia nei confronti dell'impegno dell'Unione Europea, che viene percepito attualmente dai cittadini europei, si traduce, come sappiamo bene, in consenso per i partiti dell'ultradestra. Quindi io vi ho messo tra virgolette anche gli aggettivi che di solito vengono utilizzati per identificare appunto questi partiti. Si parla di destra xenofoba, populista. E vediamo come questo riguarda un po' tutta l'Europa, e le ultime elezioni appunto lo hanno dimostrato. Parliamo per esempio del caso dell'Ungheria, dove Orban guida i paesi dell'Europa dell'Est, proprio in questo ripiegamento nazionalista e quindi anche di sfiducia nei confronti dell'Unione Europea. E vediamo che nonostante però appunto si avverta che il fenomeno dell'immigrazione venga percepito come attualmente un pericolo, come un qualcosa che appunto che alimenta il timore degli europei, vediamo che però la stessa Unione Europea, io vi ho riportato quelle che sono appunto la pagina che il Parlamento Europeo dedica all'immigrazione in Europa, vediamo che l'Unione Europea descrive l'immigrazione sia come una sfida, quindi prende atto che quando si parla di immigrazione viene in gioco appunto una sfida, ma anche un'opportunità. Parla appunto delle migrazioni come una sfida, ma anche un'opportunità. Adesso vedremo in che senso. E proprio appunto, prima di addentrarci, sicuramente possiamo dire che le migrazioni internazionali sono fenomeni inarrestabili. Quindi quando parliamo di migrazioni facciamo riferimento a persone che lasciano il proprio paese di origine, lo fanno per diverse ragioni. Prima fra tutte scappano appunto dalla guerra, da situazioni di conflitto, di persecuzione, di povertà. Altre volte si tratta di persone che lasciano i propri territori di origine alla ricerca di una migliore opportunità di vita. E vediamo quindi innanzitutto la prima considerazione: è un fenomeno inarrestabile, ma è anche molto utile a valutare tutte quelle trasformazioni sociali, culturali, politiche, demografiche che stanno interessando il continente europeo. E inoltre le migrazioni internazionali sono sicuramente fortemente influenzate dal fenomeno della globalizzazione. Quando parliamo di globalizzazione parliamo di questo movimento di interdipendenza economico, sociale, culturale, che mettono a nudo quelli che sono le profonde disparità nei processi di accumulazione e di distribuzione delle ricchezze tra paesi più ricchi, più avanzati, più industrializzati, quelli più poveri ed arretrati. E quindi vediamo come la globalizzazione è sia la causa ma anche l'effetto. E le migrazioni internazionali possono essere descritte come una globalizzazione fatta carne. E io infatti vi ho riportato questa affermazione che è comparsa sul Financial Times, dove appunto questa pressione migratoria dal sud del mondo viene descritta appunto come la globalizzazione fatta carne. Vediamo però l'Unione Europea, abbiamo detto, parla del fenomeno migratorio come sfida e come opportunità, e vediamo che nella pagina appunto dedicata all'immigrazione in Europa l'Unione Europea prende atto del fatto che ci troviamo di fronte alla più grave crisi di migranti dal secondo dopoguerra ad oggi, e ricorda tristemente anche i dati relativi alle numerose perdite che si sono registrate nel Mar Mediterraneo, insomma che hanno perso la vita. E vediamo che anche Frontex, sempre nello stesso periodo di riferimento, quindi negli ultimi anni, ha registrato numerosissimi attraversamenti illegali. E questo, ed è la stessa Unione Europea appunto ad affermarlo, ha evidenziato i limiti del sistema europeo. Nonostante però appunto si sottolinei l'impegno costante da parte del Parlamento, il ruolo di codecisore, quindi il Parlamento
europea, l'Unione Europea si impegna anche a garantire una più equa distribuzione dei richiedenti asilo fra tutti i paesi dell'Unione Europea, ma diciamo sottolinea anche la necessità dell'Unione Europea di rafforzare quelli che sono i controlli appunto alle frontiere al fine di limitare appunto l'immigrazione illegale. Ma vediamo che questo quadro così complesso lo diventa ancora di più considerando che nell'Unione Europea vivono due tendenze. Da una parte vi sono gli Stati membri che intendono conservare potere sovrano in materia appunto di controllo dei confini e di gestione dell'immigrazione, dall'altra parte però diciamo questo che rappresenta un ambito privilegiato della sovranità statuale incontra dei limiti, e questi limiti sono dati dalla necessità di assicurare uno standard conforme agli obblighi internazionali in materia appunto di diritti umani, sia obblighi internazionali ma anche appunto obblighi assunti nelle sedi appunto in sede europea, in materia appunto assicurare uno standard conforme in materia di diritti umani e protezione sociale quindi ai migranti. E vediamo che pertanto l'Unione Europea si impegna sia diciamo ad affrontare l'immigrazione regolare e l'immigrazione clandestina. Richiamo l'attenzione anche al termine clandestina, che diciamo è una scelta semantica spesso criticata, molto spesso appunto si dice clandestina un termine, eppure diciamo questi sono documenti ufficiali dell'Unione Europea, questo termine viene utilizzato. Ad ogni modo vediamo come l'Unione Europea ha competenza in materia di definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno, parliamo degli accordi di Schengen, ma su questo poi diciamo mi dilungo perché ci soffermeremo successivamente. Vediamo come gli Stati membri invece conservano quella che è la facoltà di definire i volumi di ammissione in materia di migrazione economica. In Italia per esempio appunto vi è il decreto flussi che regola appunto l'immigrazione economica. E quindi l'Unione in particolare quindi che cosa fa? Sostiene le politiche per regolare l'immigrazione legale e limitare quella illegale, e vediamo come diciamo anche prevedendo una politica di rimpatrio che però l'Unione Europea appunto ci dice deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre si impegna a garantire la creazione di regole dell'asilo valide appunto in tutta l'Unione Europea, come abbiamo detto, e prevedendo quindi un'equa distribuzione delle domande d'asilo. Per quanto riguarda invece l'integrazione, vediamo non è prevista armonizzazione da parte dell'Unione Europea, sebbene l'Unione Europea fornisce un sostegno soprattutto di natura finanziaria agli Stati membri al fine appunto di supportare le loro politiche di integrazione. E vediamo che, come abbiamo detto anche in premessa, quando parliamo del fenomeno migratorio dobbiamo operare una valutazione complessiva a 360 gradi, quindi verificando quelli che sono diciamo, l'impatto dal punto di vista economico e demografico, ma anche sociale e culturale, politico e istituzionale. Quindi diciamo soffermarsi solo sull'ambito economico e demografico ci dà comunque una visione parziale di quello che è il fenomeno migratorio. Quindi diciamo cercheremo per ognuno appunto di questi ambiti di considerare due punti di vista. Prima di addentrarci però nel cuore della riflessione, io vi ho riportato i dati appunto dell'asilo che riguardano l'Italia, anche per dare diciamo una misura di quello che è il fenomeno migratorio, quindi dare una consistenza numerica al fenomeno migratorio, considerando che questi sono i dati appunto dell'Italia, ma sono dati che hanno una rilevanza europea per quello che appunto ho detto all'inizio, la maggior parte degli ingressi registrati appunto sono stati registrati in Italia. E vediamo che nel solo 2017 sono stati registrati più di 100.000 ingressi di uomini e circa 21.000 di donne. La nazionalità maggiormente rappresentata è quella della Nigeria, poi seguiamo appunto il Bangladesh, il Pakistan e l'Irlanda, insomma, e proseguiamo. E vediamo poi la composizione di questo flusso migratorio. Vediamo che soltanto l'8% di quella cifra che appunto vi ho detto viene riconosciuto, soltanto all'8% viene riconosciuto lo status, è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Negli altri casi si parla appunto di un 8% che gode di protezione sussidiaria e
ragioni umanitarie. Vediamo invece per ciò che riguarda il 58% si è registrato un diniego appunto della domanda di asilo. Quindi questi sono i dati diciamo consultabili sul sito del Ministero dell'Interno che attengono all'anno 2017. E quindi vediamo che come questa, diciamo, il fenomeno così composto, quindi questi flussi migratori, sono per lo più appunto, parliamo di una migrazione economica, perché il 58% è per lo più costituito da persone che sono alla ricerca di una migliore condizione di vita. Vediamo dal punto di vista economico questo che impatto ha. Vediamo sicuramente, possiamo dire, che le migrazioni rappresentano in un momento di crisi economica come quello che stiamo attraversando oggi, quindi parliamo dal 2008 ad oggi di crisi economica che sta interessando il mondo occidentale, vediamo come rappresentano sicuramente le migrazioni internazionali un importante fattore di riequilibrio del mercato del lavoro, perché consentono, danno la possibilità di far ricorso ad una manodopera a più basso costo. Però dall'altra parte è necessario quindi di valutare comunque una conseguenza positiva dal punto di vista economico dei flussi migratori, anche per ciò che riguarda il mercato del lavoro, è necessario però garantire contestualmente tutta una serie di diritti sociali del lavoro appunto ai lavoratori migranti, ai fini di scongiurare quelle situazioni, diciamo, di svantaggio, di sfavore nei confronti della manodopera nazionale, che potrebbe appunto configurare quello che Marx aveva definito l'esercito industriale di riserva, quindi di cui appunto si alimenta il capitalismo per abbattere i diritti dei lavoratori. E vediamo che questa, vi ho riportato questa frase pronunciata alla metà degli anni 70, volevamo braccia, sono arrivati uomini, oggi risulta essere particolarmente attuale. Questa frase è stata pronunciata in un momento, in un periodo storico in cui nascono i primi movimenti anti-immigrazione, in cui diciamo, si afferma quella che è una, diciamo, fenomeno di disoccupazione dilagante che iniziano appunto ad interessare il continente europeo. Ricordiamo che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, paesi come la Germania, come il Belgio, fecero ricorso a manodopera straniera, proprio anche per compensare le numerose perdite di vita durante appunto il conflitto mondiale, registrate durante il conflitto mondiale, anche ma ci si trovava di fronte poi ad un mercato del lavoro particolarmente attivo. Negli anni 70 la situazione inizia a cambiare, ci sono le crisi petrolifere, vediamo si afferma anche l'industria dei servizi e quindi appunto anche il fenomeno della disoccupazione, e quindi vediamo nascono i primi movimenti diciamo in difesa di quello che adesso sta diventando precario, quindi una difesa di un posto di lavoro che sta diventando precario. E vediamo come anche oggi, diciamo, complici la stagnazione economica, la disoccupazione, ecco, non si è più tanto sicuri di aver bisogno di braccia, eppure uomini continuano ad arrivare. E quindi come porci nei confronti appunto di questa diciamo di questo fenomeno? Poi ricordiamo che l'Italia oggi da paese di transito è diventato un paese di permanenza, perché è utile insomma ricordarvi tutte le varie chiusure che avvengono, diciamo, al nostro confine, ai nostri confini. Ad ogni modo vediamo che quindi se da una parte la crisi economica ha registrato, ha evidenziato le opportunità del mercato del lavoro allargato, quindi senza confini, dall'altra parte però è necessario garantire, bisogna essere in grado di garantire ai lavoratori migranti, quindi a questi lavoratori stranieri, anche tutta una serie di diritti sociali, di tutela previdenziale, assistenziale, al fine di evitare, diciamo, delle situazioni appunto sfavorevoli nei confronti della forza lavoro autoctona. E questo perché? Perché per esempio limiti differenziali alla possibilità di licenziamento, oppure sussidi di disoccupazione che vengono riconosciuti solo ai lavoratori nazionali, così come salari minimi più elevati da riconoscere ai cittadini, ai lavoratori appunto autoctoni, vediamo potrebbe rendere maggiormente conveniente per le imprese ricorrere a manodopera straniera, questo però comportare uno svantaggio per la forza lavoro nazionale. E vediamo che l'Unione Europea in materia appunto di migrazione europea ovviamente opera una distinzione tra quelli che sono i cittadini europei che sono stati interessati
dei cittadini europei indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa. E questo, diciamo, poi si ricollega al divieto di non discriminazione sulla base della nazionalità. Quando parliamo infatti di cittadini europei possiamo fare riferimento a dei migranti internazionali ma di prima classe, sui generis, che in qualche modo incarnano anche l'utopia del cittadino cosmopolita che si muove, diciamo, in uno spazio senza confini. E però, diciamo, se questo vale per i cittadini europei, altrettanto non si può dire per i cittadini, appunto, dei paesi terzi, che sono destinatari di un complesso di norme disorganico, frammentato. Vediamo come le norme che regolano la migrazione economica dei cittadini extra-UE è ispirata a logiche securitarie, ispirata, diciamo, ad un principio di sicurezza, di ordine pubblico, in quanto viene riconosciuto ai cittadini non europei un diritto ad emigrare, ma non un diritto ad essere accolti. E vediamo come, diciamo, abbiamo detto anche all'inizio, gli stati definiscono quelli che sono i volumi di ammissione, hanno la facoltà di definire i volumi di ammissione. Il ruolo dell'Unione Europea è soltanto, appunto, diciamo, di armonizzazione di quelli che possono essere gli aspetti patologici del funzionamento del mercato del lavoro, ma non interviene nella definizione, appunto, di quelle che sono, appunto, le quote di ammissione che ciascuno Stato membro è, diciamo, può definire. E quindi, detto ciò, quindi in questo quadro così brevemente tratteggiato, vediamo qual è la posizione di chi è a favore, appunto, dell'apertura dei confini, di questi open borders. Vi ho riportato, a mio avviso, diciamo, un contributo particolarmente significativo di Michael Clemens, il quale afferma che ci sono migliaia di miliardi di dollari di banconote sui nostri marciapiedi, sui marciapiedi appunto dell'Occidente, ma per colpa dei nostri confini siamo incapaci di accorgercene. E vediamo che Michael Clemens infatti afferma che basterebbe che anche meno del 5% della popolazione dei paesi poveri migrasse verso quelli più benestanti per produrre globalmente molta più ricchezza di quanto appunto non si potrebbe avere dall'eliminazione di ogni barriera al commercio e ai flussi di capitale. Infatti vediamo che Clemens parla proprio di benefici globali nel lungo termine, naturalmente, che fanno riferimento a, diciamo, a un raddoppio del PIL, alla diminuzione della povertà, dell'innovazione, perché le persone si spostano proprio lì dove servono, ma senza problemi, senza incontrare barriere burocratiche, amministrative. Inoltre questo consentirebbe l'instaurazione fra gli stati di legami più forti, quindi al fine anche di scongiurare il pericolo di guerre, di conflitti, e quindi anche più popolazione, più bisogni, più consumatori, più produttività e quindi anche più scambi. Però vediamo, se noi stiamo ragionando sulla base di benefici globali in lungo termine, però c'è anche chi invita maggiormente alla cautela ed è un premio Nobel che appunto dice: ma chi è, diciamo, oggi disponibile a ragionare in termini di interesse globale? Vediamo come appunto Kahneman, il premio Nobel per l'economia nel 2002, afferma come, diciamo, i processi cognitivi inconsapevoli che sono alla base delle nostre decisioni quotidiane sono, diciamo, modellati più sulle esperienze pregresse, specie se traumatiche, piuttosto che sulla base, diciamo, di aspettative di un futuro invisibile che non riusciamo, diciamo, a prevedere. E quindi su questa, diciamo, sull'onda di questa riflessione vediamo come, come si inserisce il contributo di George Borlas, che, insomma, è un professore ad Harvard, del decano dell'immigrazione, che pone due quesiti per ciò che riguarda appunto l'immigrazione. Uno di tipo economico distributivo, diciamo, ammesso che ci sia questo raddoppio del PIL, chi si arricchirà di questo aumento del PIL? E poi fa un discorso anche di natura politico-istituzionale, che dice: sono i nostri regimi liberali democratici, proprio dell'Occidente, le nostre conquiste, sono in grado di sopravvivere a quello che è uno straordinario afflusso di immigrati, di sopravvivere rimanendo identici a se stessi? E vediamo che alla prima domanda, quindi alla domanda di natura economica o redistributiva, quindi chi si arricchirà di questo raddoppio del PIL, vediamo che diciamo parte da una semplice considerazione, che lo spostamento globale dei lavoratori, che per definizione avviene a costi nulli, quindi in uno scenario anche di azzeramento, di superamento appunto dei confini, proseguirebbe fino a che i salari dei paesi ricchi
e quelli dei paesi poveri non raggiungeranno, diciamo, un equilibrio medio. Vediamo, questo però comporterà un equilibrio, diciamo, una flessione dei salari nei paesi appunto più ricchi. E questo inevitabilmente, questa flessione, quindi questo effetto depressivo sui salari, avvantaggerà sempre il datore di lavoro e l'immigrato, sebbene variano in diverso modo, come appunto vedremo, ma può causare effetti negativi sul reddito pro capite della forza lavoro del paese di accoglienza, naturalmente. Perché? Perché vediamo che la flessione del salario di equilibrio, quale conseguenza appunto dell'aumento dell'offerta per una data domanda, vediamo che progressivamente verrà esteso anche alla forza lavoro nazionale, quindi questo nuovo salario che sarà appunto inferiore rispetto a quello precedentemente percepito nel paese che accoglie appunto il flusso appunto degli immigrati, vediamo che in qualche modo sarà progressivamente esteso anche a tutta la forza lavoro. Vediamo che però, diciamo, il vantaggio del datore di lavoro, lo abbiamo già anticipato, è naturalmente la possibilità di ricorrere ad una manodopera a più basso costo. E vediamo che questa flessione del salario avvantaggerà anche l'immigrato, perché il reddito, questo reddito che percepirà nel paese che lo sta accogliendo, è sicuramente superiore rispetto a quello fino a quel momento, diciamo, percepito nel paese di origine. Sebbene però naturalmente adesso inferiore rispetto a quello precedentemente registrato, quindi prima del fenomeno migratorio registrato nel paese di accoglienza. E vediamo che quindi chi lavora, inoltre, diciamo, questo è anche molto interessante perché Borges fa anche una riflessione sul fatto, propone una riflessione sul fatto che chi lavora nei paesi industrializzati è più produttivo, ha un salario maggiore e diciamo. Ciò è dovuto al fatto a tutta una serie di infrastrutture, chiama, questo è il termine che usa Borges, dove per infrastrutture non si fa solo riferimento al capitale fisico, ma anche a tutta una serie, diciamo, a tutta una serie di organizzazioni culturali, sociali, politiche che regolano appunto le interazioni che sono alla base di maggiori performance dei paesi industrializzati. Quindi diciamo che Borges mette in guardia e dice, appunto, afferma che gli incrementi del PIL che ipoteticamente ci possono essere possono registrarsi solo laddove gli immigrati si spostano, ma non anche importando, cioè non anche portando con sé tutta quella serie di infrastrutture negative, cioè tutta quella serie di modelli sociali e culturali negativi che sono appunto alla base nel loro paese di scarse performance. E quindi a questo poi sostanzialmente conclude quindi la sua riflessione facendo riferimento anche al fatto che appunto gli incrementi di PIL devono anche essere rapportati alla capacità del paese che accoglie di adattare la propria infrastruttura a questo afflusso di, diciamo, qualche miliardo di persone. Diciamo, esagera Borges nella sua appunto affermazione. E nello stesso tempo vediamo come ci dice anche un'altra cosa su cui secondo me è molto importante su cui riflettere, Borges mette anche in guardia dall'emergere di gruppi sociali perdenti. Quando parliamo di gruppi sociali perdenti facciamo riferimento a questa forza lavoro autoctona che vede peggiorare le proprie condizioni di lavoro proprio in conseguenza del fenomeno migratorio, l'abbiamo detto, proprio per tutti questi effetti negativi che si registrano anche sul reddito pro capite, appunto, della forza lavoro. E quindi chi sostanzialmente diciamo, definisce razzista, xenofoba quella che è la popolazione autoctona, sostiene Borges, commette un errore di valutazione. Perché sottovaluta il fatto, quindi vi riporto le sue parole, che quali che siano i sentimenti dei lavoratori, quindi dei paesi più ricchi, indipendentemente da quello che loro credono, le loro lamentele sono economicamente fondate e quindi non spariranno. Quindi da una parte abbiamo visto come c'è chi, come Clemens, dice no, ci sono miliardi di banconote, miliardi di dollari di banconote, e chi invece punta più alla cautela, mettendo proprio in evidenza le difficoltà a cui potrebbero andare incontro, a cui potrebbe andare incontro la forza lavoro autoctona che diciamo, si confronta con il fenomeno migratorio.
sempre rimanendo, diciamo, nell'ambito economico, quindi su una valutazione economica di quello che è il fenomeno migratorio, vediamo anche l'impatto che questo ha sul welfare, perché inevitabilmente, diciamo, il fenomeno migratorio produce delle ricadute sia sul tessuto sociale, quindi anche sul welfare paneuropeo. Questo è dovuto al fatto che è necessario garantire un adeguato diciamo, livello di tutela in materia appunto previdenziale e assistenziale anche agli stranieri. E vediamo che quindi, infatti, se è vero quindi che l'economia avrebbe molto da guadagnare, perché appunto anche Borges, anche chi è contrario, diciamo, all'apertura dei confini, evidenzia comunque la possibilità di benefici in termini anche di ricchezza, di PIL, sebbene poi, come appunto ha affermato Borges, questo avvantaggia, diciamo, l'immigrato e il datore di lavoro, meno quella che è la forza lavoro autoctona. Detto ciò, però, vediamo come si producono anche, diciamo, degli effetti che possono essere negativi sui conti pubblici del paese che accoglie, perché si trova a dover affrontare ulteriori oneri connessi appunto alla funzione da parte degli immigrati del sistema di welfare. E dagli osservatori vediamo che anche i sistemi di welfare vengono considerati, quindi la possibilità di fruire dei generosi sistemi di welfare, oggi anche un po' meno generosi per tutta una serie, diciamo, di ragioni, quindi le politiche di spending review di rigore che hanno in qualche modo diciamo in qualche modo ristretto la spesa pubblica, eccetera. Vediamo come il principale, come appunto la possibilità di fruire di generosi sistemi di welfare rappresentano il principale elemento di attrazione dei migrati poco qualificati, cioè la possibilità di beneficiare appunto di generosi sistemi di welfare, viene descritta come appunto un factor, come si parla del calamite del welfare. E vi ho riportato, diciamo, questo giusto per, diciamo, una parentesi più leggera, un emblematico episodio di Simpson che viene a sua volta ricordato in un libro molto interessante di, appunto, dell'American Hall, Homer Economicus, l'economia spiegata dai Simpson, che appunto spiega concetti molto complessi attraverso gli episodi di Simpson. E vediamo come in questo episodio l'immigrato ha, parliamo di un episodio del 96 degli Stati Uniti, vediamo come appunto l'immigrato indiano Apu si trova a sostenere l'esame per ottenere la cittadinanza. Una volta che l'esaminatore quindi certifica appunto gli timbra la richiesta, vediamo come appunto esclama: viva sul cittadino, ora mi dica dov'è l'ufficio di assistenza sociale, che lascia all'esaminatore un attimo interdetto. E vediamo come appunto Apu poi risponde: no, sto scherzando, lavoro, mi metto al lavoro, mi metto al lavoro. Quindi vediamo come appunto anche viene in qualche modo descritto in maniera molto leggera quello che appunto è quanto vi ho detto, cioè la possibilità, diciamo, questa idea sempre più diffusa che quanti appunto vengano in Europa non lo facciano, diciamo, per la ricerca di un lavoro, ma per fruire di generosi sistemi di welfare. E questo appunto ha delle ricadute anche sul tessuto sociale, sulla coesione sociale appunto dei paesi che si trovano appunto ad accogliere, può portare anche a fenomeni, a lotta fra poveri, a quella che viene definita, diciamo, lotta fra poveri. E quindi per valutare, diciamo, quello che è l'impatto positivo anche dal punto di vista economico dei nostri conti pubblici del fenomeno migratorio, è necessario essere in grado di chiarire che quanto appunto i sistemi di welfare ricevano dagli immigrati, cioè se appunto i sistemi di welfare diano più di quello che ricevono dagli immigrati, o viceversa, prendono dagli immigrati più di quanto appunto diano loro. Quindi se il sistema di welfare non è in perdita da questo punto di vista. E vediamo che se c'è chi appunto sottolinea come il fenomeno migratorio possa avere un impatto negativo sul welfare, proprio perché comporta diciamo un aggravio dei costi pubblici e perché può anche portare a fenomeni di tensione sociale, quindi di lotta tra poveri, che in qualche modo incide sulla tenuta democratica di quello che appunto è lo Stato che accoglie, c'è chi però invece guarda al fenomeno migratorio positivamente per ciò che riguarda la tenuta del welfare paneuropeo e guarda infatti alle tendenze demografiche. Io vi ho riportato i dati dell'Italia, ancora una volta l'Italia rappresenta
drammatico. L'Italia è al terzo posto tra i paesi più diciamo vecchi del mondo, così come rilevato dall'OCSE. E vediamo che infatti, secondo i dati dell'Istat del 2017, attualmente registrati più di 60 milioni di abitanti, quindi 60 milioni e mezzo, che passeranno nel 2045 a 58,6 milioni, 53 addirittura nel 2065. E vediamo come l'età media nel 2065 andrà di oltre, sarà oltre i 50 anni. Attualmente diciamo, l'età media si assesta intorno al valore appunto dei 44 anni. E vediamo come le nascite nel lungo periodo non riusciranno a bilanciare i decessi. Quindi in questo quadro così delineato vediamo come appunto chi afferma, io vi ho riportato il contributo di Montanari, che afferma come l'immigrazione proveniente dall'Africa, dall'Asia potrebbe essere un importante fattore di riequilibrio della popolazione, quindi sia in termini numerici che in termini strutturali. Questo è presto detto, proprio perché la popolazione proveniente da queste aree ha una maggiore predisposizione, quindi viene considerata diciamo con una maggiore propensione a riprodursi rispetto agli autoctoni. E quindi qua chiarirebbero, diciamo, darebbero la possibilità, appunto permetterebbero di mantenere quello che è un equilibrio fra appunto i giovani e gli anziani, quindi un rapporto numerico equilibrato tra i giovani e tra gli anziani. Ma vediamo se questa è una, diciamo, posizione, vediamo che dall'altra parte c'è chi afferma che le cose non stanno proprio così, perché se è vero che l'invecchiamento della popolazione quindi è sempre in qualche modo connesso alla bassa fertilità, vediamo che rapidamente gli immigrati tendono nel lungo periodo, quindi parliamo delle seconde generazioni, terze generazioni, ad adottare comportamenti riproduttivi simili a quelli della popolazione autoctona, e quindi ci troviamo di fronte a quello che è un beneficio temporaneo. E quindi c'è chi, come per esempio Sartre, afferma, diciamo, invita alla cautela, proprio perché sostanzialmente l'immigrazione extracomunitaria non può essere considerata la soluzione diciamo a tutte le problematiche legate al welfare, quindi non è la soluzione per raddrizzare quelli che sono i conti appunto della nostra previdenza pubblica. Quindi vediamo come appunto i nuovi giovani, ecco, è difficile che possano in qualche modo mantenere i nostri vecchi, perché appunto si tratta di un fenomeno temporaneo. Lo ribadisco proprio perché appunto gli immigrati tendono in qualche modo ad adottare comportamenti riproduttivi analoghi a quelli della popolazione originaria. Inoltre questo anche, diciamo, è piuttosto comprensibile: solo l'immigrato regolare che contribuisce positivamente, sostanzialmente da un contributo positivo al paese ospitante analogo a quello dei cittadini autoctoni, proprio perché l'immigrato irregolare ha un'incidenza negativa sulla finanza pubblica, proprio perché diciamo, non è possibile beneficiare del gettito fiscale previdenziale che quindi è direttamente gravante sui redditi da lavoro, perché appunto è in nero, diciamo, l'immigrato irregolare. E però d'altro canto, se questo, diciamo, non è possibile appunto beneficiare del suo contributo, però vediamo che gli immigrati irregolari assorbono una quota significativa di risorse pubbliche, proprio perché loro hanno riconosciuto l'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione obbligatoria per ciò che riguarda appunto i figli. E quindi sostanzialmente viene sottolineata quella che è una giustificata preoccupazione, che di fronte, diciamo, a precari equilibri della finanza pubblica, oggi appunto che si registrano sempre di più, un afflusso massiccio di immigrati potrebbe in qualche modo portare a diciamo, una spropositata pressione sul welfare, anche a quella che è una concorrenza fra nativi e insicurezza sociale. Ritorniamo appunto al discorso della tenuta anche democratica di quello che è appunto il paese. E adesso appunto, dopo aver affrontato il fenomeno migratorio dal punto di vista economico, quindi anche dell'impatto che può avere dal punto di vista demografico e sul welfare, adesso ci soffermiamo sulle altre due questioni: la questione socioculturale e quindi di questione
non può essere tralasciata e non può essere sottovalutata. E vediamo che sicuramente le migrazioni dal punto di vista culturale hanno rappresentato un importante fattore di evoluzione della stessa umanità. Però oggi questo intensificarsi dei flussi migratori, quindi questa pressione dal sud del mondo, però ci spinge ad importanti riflessioni che attengono appunto alla tutela dei diritti fondamentali, lo abbiamo detto anche in premessa, oggi c'è l'emancipazione dei diritti dell'uomo da quelli del cittadino, oggi c'è la necessità di assicurare diritti fondamentali, libertà fondamentale a chiunque indipendentemente dal legame etnico, quindi con lo Stato che lo sta accogliendo. E quindi coinvolti in questa riflessione sono anche i concetti di cittadinanza, concetti di nazione, e si sottolinea come appunto l'intensificarsi dei flussi migratori produce delle sollecitazioni anche dal punto di vista della gestione di una società che si fa sempre più multiculturale, multietnica. E quindi vediamo che si assiste pertanto ad una dicotomia tra una cittadinanza politica, quindi con l'espressione del voto, ad una cittadinanza economica sociale che prescinde, come vi dicevo, dal legame etnico della nascita, ma che dipende dal contributo che appunto lo straniero dà nello Stato ospitante. Questo ha un significato giuridico e attiene anche a una questione politico-istituzionale, perché si tratta di fenomeni che pongono appunto il migrante in rapporto con un altro Stato, uno Stato altro, e quindi con la nazione ospitante. E quindi è necessario riflettere su una delicata questione socioculturale che è legata all'incorporazione sostanzialmente dei migranti nel contesto sociale e politico, dal momento che le società ospitanti si trovano a doversi confrontare con collettività di immigrati portatrici di usi, di costumi, di valori, di principi, di religioni spesso molto diverse rispetto appunto a quelle della popolazione di accoglienza. E questo quindi pone sicuramente un interrogativo rispetto agli ideali europei, alle nostre conquiste, alle conquiste europee, una su tutte appunto l'uguaglianza di opportunità per tutti, il principio di una testa e un voto che è alla base dei regimi democratici. Abbiamo detto che invece l'afflusso di migranti pone in evidenza quella che è l'esistenza di una dicotomia tra una cittadinanza politica, che quindi riconosce il diritto di voto, e quella che invece è una cittadinanza sociale, economica. E inoltre produce anche sostanzialmente delle conseguenze dal punto di vista dell'ordine giuridico europeo, e quindi anche a delle tensioni che riguardano appunto una società composta da persone molto differenti che hanno difficoltà a dialogare, che risultano essere appunto distanti. E vediamo che se noi guardiamo a un modello di società libera, così come descritta da Hans Hermann Hoppe, che ho riportato questo contributo che mi è sembrato particolarmente significativo, parliamo di un filosofo che è stato allievo di Habermas, il quale sostanzialmente sottolinea tendenzialmente, quindi un modello di società libera, ognuno va a vivere in contesti culturali coerenti con i propri valori, con la propria idea di vita, di società. Ma vediamo che nell'Europa odierna questa crescente pressione sostanzialmente dal sud del mondo invece viene avvertita come inopportuna, come sgradevole, come addirittura una minaccia ai valori, a quella che sono le forme di vita, ai principi, alle tradizioni culturali, alle conquiste appunto europee. E dopo, pertanto, a differenza dei contributi su cui ci siamo soffermati all'inizio, pone basa la propria riflessione su una questione sociale e politica ancor prima che economica, perché infatti egli afferma che sebbene in senso stretto l'economia avrebbe molto da guadagnare appunto dall'afflusso dei migranti, al contempo non si possono ignorare i rischi, i pericoli che ci si trovi di fronte alla lotta tra poveri, a fenomeni politici anche estremisti. E vediamo che questa, nel solco appunto di questa riflessione è possibile anche inserire il contributo di Giovanni Sartori, che
strutturalismo ed estranei, quindi richiamo l'attenzione su questo termine su cui appunto ritorneremo, Sandro sulla società multietnica, Sartori sottolinea come il problema quando parliamo dell'immigrazione è soprattutto sociale ed etico-politico, perché egli afferma che anche l'utile economico, che non nega Sartori che ci possa essere, che possa derivare dal fenomeno migratorio, può portare a delle esternalità disutili, a delle esternalità nocive. E questo perché? Perché il beneficio economico viene considerato temporaneo, perché ben presto sostanzialmente si pongono delle problematiche in ragione della buona convivenza, di quella che è la convivenza pluralistica, quindi c'è, ok, ci possono essere dei vantaggi dal punto di vista economico, però attenzione, tali vantaggi portano con sé delle disutilità, delle esternalità nocive che possono minacciare la buona convivenza, quella che per Sartori la buona convivenza è una convivenza pluralistica. E questo perché? Perché vediamo che Sartori afferma che la buona società è sicuramente una società pluralistica, una società aperta, però vediamo che il pluralismo indica la cautela, non deve essere confuso con il multiculturalismo, non è l'estensione, il multiculturalismo non è una declinazione del pluralismo, perché secondo appunto Sartori il multiculturalismo promuove quelle che sono le differenze etniche, le promuove ma le esalta, quelle che sono le differenze etniche e culturali. Vediamo che ben presto il pluralismo si batte in un problema concreto, concretissimo, ovvero quello degli estranei. Persone che appunto estranei nel senso di persone che non sono come noi. E quindi si fa una domanda, Sartori, fino a che punto la società pluralistica può spingersi senza disintegrarsi, quindi può accogliere persone, l'estraneo, l'immigrato che la rifiuta, che è molto diciamo forte l'affermazione di Sartori, senza che appunto si disintegri. E vediamo come Sartori afferma che non basta nazionalizzarlo, non basta concedergli appunto la cittadinanza, poi ci ritorneremo appunto su questo aspetto. Infatti afferma Sartori esiste un punto oltre il quale il pluralismo non può e non deve andare, e il criterio su cui deve basarsi appunto il pluralismo è la reciprocità. Egli afferma appunto che il pluralismo, una società pluralistica, può sopravvivere solo sulla base di quello che è il rispetto del criterio della reciprocità, ovvero laddove il beneficato, quindi chi entra, io vi ricordo le sue parole, ricambia il beneficante che accoglie riconoscendosi beneficandosi e quindi diciamo in debito. E appunto e questo perché? Perché sostanzialmente in una società pluralistica, afferma Sartori, è necessario vivere insieme in differenza e con differenza, quindi non nega l'importanza anche diciamo di tale aspetto, ma ci deve essere contraccambio. Quindi perché una società pluralistica, quindi una società aperta, possa sopravvivere, è necessario che vi sia contraccambio, cioè che vi sia sostanzialmente un acquisire ed un concedere da parte di chi entra in quella comunità. Invece stranieri che non sono disposti a concedere qualcosa in cambio, che non sono appunto diciamo che si propongono di restare estranei a quella comunità, sono diciamo sono considerati appunto da Sartori una minaccia, quella che è la società appunto aperta, la società pluralistica, e possono dare a giusta ragione secondo appunto Sartori vita a reazioni di rigetto, di paura, di ostilità. E vediamo che Sartori si sofferma anche su quello che è il principio di cittadinanza differenziata. Abbiamo visto che sostanzialmente per Sartori la soluzione non è concedere la cittadinanza, anche in un editoriale del 2013 apparso sul Corriere della Sera. Vediamo come Sartori si mostra completamente contrario al riconoscimento dello ius soli, quindi parliamo già del 2013, un editoriale apparso sul Corriere della Sera. E perché? Perché appunto sostiene Sartori che senza cittadini uguali non ci può essere cittadinanza, e a sostegno di questa tesi riporta il contributo di Rosconi, il quale afferma che essere cittadini non significa solo fruire di beni e diritti, ma bisogna impegnarsi a contribuire alla loro produzione. Quindi rendere cittadino, quindi con
concedere la cittadinanza allo straniero che si prende beni e diritti soggettivi, ma non si sente tenuto in contraccambio a partecipare anche alla loro produzione, e creare quel cittadino differenziato, perciò si parla appunto di cittadinanza differenziata, che è appunto uno del più grande pericolo della società pluralistica, che per definizione è la buona società. E vediamo che però Sartori non si sofferma solo sulla distanza culturale, quindi dice il fenomeno migratorio è tanto più ingestibile quanto maggiore la distanza culturale fra appunto le persone che si trovano ad interagire, ma dipende anche dal quanto dell'immigrazione. E infatti Sartori sostiene che la pressione crescente dal mondo afro-arabo, questo parliamo di un libro del 2000 scritto a New York, quando appunto Sartori era presso la Columbia University, e vediamo che però già allora appunto affermava come la pressione crescente dal mondo afro-arabo come appunto fosse dovuta non tanto alla povertà in sé quanto all'esplosione demografica, questo lo sappiamo bene. E fa una domanda che vi ho riportato, dice, che vi ho riportato letteralmente: si può rimediare alle piene dei fiumi? Un'ulteriore frase che mi è sembrata particolarmente forte, però su cui riflettere, che il vero razzismo è di chi provoca, appunto il razzismo, cioè di chi lascia entrare, appunto di chi beve quest'acqua, quindi chi tenta di rimediare alle piene del fiume bevendone acqua. E se questa è una posizione particolarmente forte di Sartori nei confronti di quello che è appunto il fenomeno migratorio, che ne mette appunto in evidenza la distanza, con come sia importante riflettere in funzione della distanza culturale, ma anche della misura, quindi della grandezza, del quantum dell'immigrazione, c'è chi la pensa abbia portato il contributo opposto, quindi di chi invece guarda all'immigrazione dal punto di vista sociale e culturale in maniera positiva. E questo è Richard Kapuscinski, che nell'alto, quindi già diciamo, vediamo come Sartori parla dell'estraneo, quindi estraneo, strano. Invece l'altro, in questo caso, non si dà diciamo un giudizio di valore, si parla dell'altro, anzi afferma Kapuscinski che afferma che appunto l'altro è, può essere utilizzato in vari modi, diciamo io personalmente, ma anche come tutti gli europei, utilizziamo la diciamo tale parola, quindi l'altro, per distinguere gli europei occidentali bianchi da coloro che definiamo altri, cioè vale a dire dagli extra europei non bianchi. Automaticamente noi siamo gli altri per loro. E vediamo che però se Sartori, abbiamo visto, metteva in evidenza questa differenza culturale, spesso anche incolmabile, questa distanza, vediamo invece Kapuscinski sostiene che tutti gli uomini sono uguali, quindi l'uomo è uguale a noi, noi intesi come noi europei, quindi gli uomini, tutti gli uomini hanno le proprie gioie, i propri dolori, i giorni fasti e nefasti, temono la fame, il freddo, sentono il dolore come una sventura, il successo come una soddisfazione. Inoltre anche la differenza tra uomo e individuo, quindi diciamo e uomo portatore di razze e culture, è una differenza non statica ma dinamica, dipende da chi si trova diciamo a riflettere su tale differenza, addirittura fa riferimento alle aspettative circostanti, diciamo dipende, è condizionata dallo stato d'animo, addirittura anche dall'età. E vediamo poi come afferma come le leggi primarie della natura siano uguali per tutti e quindi sono uguali in tutti i popoli, non offendere nessuno, riconoscere a ciascuno ciò che gli spetta. E così come afferma poi Kapuscinski, le culture degli altri non per forza sono meno valide e meno significative delle nostre. Su questo poi ci ritorniamo, su questo punto. E vediamo che però Kapuscinski diciamo guarda l'incontro con l'altro come un indovinello, come sempre un qualcosa di ignoto. E vediamo che diciamo in maniera anche ironica prende in giro diciamo l'impostazione eurocentrica, la tipica illusione dello spazio eurocentrico, cioè la condizione che ciò che è lontano è inevitabilmente diverso da noi ed è tanto più diverso quanto è lontano da noi. Però sostiene Kapuscinski che per conoscere noi stessi bisogna conoscere degli altri, infatti riporta il contributo del sociologo Simmel, il quale
quale appunto sostiene che l'individuo umano si crea nel processo, nella relazione, quindi nel legame con gli altri. La stessa cosa appunto affermano, si afferma laddove appunto il bello luogo del crearsi della cultura e l'interazione tra le persone, come afferma appunto Sapir. E quindi vediamo come la volontà di riconoscere, di rivolgersi all'altro, di andargli incontro, di attaccarci addosso all'altro, nella pratica quotidiana Capucinski sostiene e afferma a ragion veduta che è molto difficile. E infatti sottolinea come quando appunto l'uomo si è incontrato con l'altro ha avuto sempre tre possibilità di scelta: quella di fargli la guerra, quella di isolarsi e quella invece di stabilire un dialogo. E vediamo che, diciamo, di solito sono le prime due che diciamo prevalgono in Europa, laddove appunto l'ideologia predominante prevede che chiunque, quindi non appartiene alla mia razza, alla mia religione, può fare quello che vuole, purché lontano da me, appunto afferma Capucinski. E quindi si pone un interrogativo: quindi come siamo allora in grado di avvicinarsi all'altro? Come riusciamo a superare sostanzialmente questa impostazione ideologica? E vediamo che sostanzialmente l'unica soluzione che sottolinea Capucinski è quello dello sradicamento della propria cultura, della nostra cultura, quindi di questa visione anche eurocentrica. E sostiene come questo sia l'unico modo, e sottolinea come poi oggi l'approfondirsi delle disuguaglianze fa sì che le popolazioni più povere si infiltrino entrino appunto nelle comunità, nelle regioni, nei paesi più benestanti, infiltrandosi. E vediamo quindi come il problema dell'incontro dell'altro adesso si sta facendo particolarmente concreto. Quindi come appunto rapportarsi con questa problematica? E quindi appunto sostiene Capucinski, bisogna appunto mettere da parte quella che è la nostra cultura, parla di uno sradicamento dalla propria cultura. E vediamo che però non è facile perché appunto sostiene Capucinski che l'altro è lo specchio nel quale appunto ci guardiamo, ma sostanzialmente è anche uno specchio che ci smaschera. E a sostegno della sua tesi riporta una definizione che si ritrova nelle storie di Erodoto, quindi fatta appunto da Erodoto, dove che definisce la xenofobia come la malattia della gente spaventata, quindi afflitta addirittura da complessi di inferiorità. Quindi vediamo come la prospettiva viene in qualche modo capovolta, cioè siamo noi che appunto siamo afflitti da complessi di inferiorità, intesi naturalmente come europei, appunto noi dell'altro. E quindi vediamo sostanzialmente che finora invece per gli europei l'altro chi è? L'altro è il selvaggio nudo, è il cannibale, è il pagano, qualcosa da sottomettere, qualcuno appunto da sottomettere, calpestare. E dà anche una spiegazione anche allo stratificarsi di questo pregiudizio nei confronti dei selvaggi, perché dice che appunto gli europei che andavano alla scoperta del nuovo mondo, quindi alla conquista del pianeta, gli europei erano della peggiore specie, le ciurme erano costituite da malfattori, da criminali, da notori banditi, da vagabondi, da senza tetto, da falliti, perché non avevano nulla da perdere, quindi si mettevano in viaggio alla scoperta e alla conquista di questo pianeta. E il fatto che siano state le persone peggiori a mettersi in viaggio ha, secondo Capucinski, consolidato nelle nostre menti, negli anni, nel tempo, appunto questa idea di superiorità. E vediamo che sostanzialmente riporta a conclusione della sua riflessione il contributo di Levinas, che addirittura va oltre, perché sostiene che non bisogna solo incontrare l'altro, dialogare con l'altro, ma bisogna anche assumercene la responsabilità. Gli europei devono assumersi la responsabilità degli altri, addirittura riconoscendo la superiorità agli altri. Vado quindi molto velocemente, adesso arriviamo al detto questo, parliamo appunto della un'ultima questione che però mi preme affrontare, che è quella appunto della percezione. Spesso si dice
insomma, gli italiani hanno la percezione, quindi percepiscono un pericolo che in realtà non esiste. Attenzione che vi ho riportato un contributo molto importante di Alievi, che ha scritto questo libro che si intitola Migrazione cambiare tutto, ha un blog molto interessante e afferma che sostanzialmente oggi c'è chi se la prende con l'immigrato a prescindere, come capo espiatorio anche per ciò di cui non ha colpa, e poi c'è chi se la prende con chi se la prende con gli immigrati. Vediamo però sostanzialmente invita un po' alla cautela, perché afferma Alievi non si vive di solo statistiche, ma anche di emozioni, perché soprattutto quello che ci fa muovere è di percezioni, e riporta a sostegno quindi della sua tesi dell'importanza quindi di non sottovalutare la percezione, riporta il teorema di Thomas, il quale appunto afferma che se una cosa è percepita come reale lo sarà anche nelle sue conseguenze. Quindi Alievi mette in evidenza il fatto che l'invasione può anche non esserci, cosa che non c'è infatti, però se penso che ci sia, c'è. Quindi sostanzialmente questa crescente disoccupazione, la crisi economica può spingere, diciamo, ad atteggiamenti xenofobi, populisti, razzisti, chiamate insomma come preferite, ma vediamo sostanzialmente che non vanno sottovalutati né tantomeno vanno ridicolizzati appunto. E poi l'ultimo aspetto, e chiudiamo su questo, parlando in termini di sfide delle migrazioni, cosa allora l'Unione Europea può fare per contenere, abbiamo visto l'impegno, la gestione dell'immigrazione, quindi anche con un rafforzamento del controllo dei confini esterni, eccetera, però molto spesso abbiamo sentito dire aiutiamoli a casa loro, sì, ma come? E vediamo che vi ho riportato il contributo di una studiosa proveniente dall'Islandia, Annisa Moyo. Vi ho riportato alcuni stracci dell'intervista che è presente su un articolo della Repubblica, quindi apparso su Repubblica. Da Annisa Moyo parliamo sostanzialmente è di un economista nata in Zambia, ha studiato ad Harvard, ad Oxford, è stata consulente della Banca Mondiale e per il Times è uno dei pensatori più, viene considerata una delle pensatrici più influenti del mondo, al pari di Obama e di Papa Francesco. E vediamo che da anni combatte una battaglia contro i fondi umanitari, quindi contro tutti questi aiuti economici che provengono dall'Occidente. In particolare afferma che il problema numero uno è la crescita, ancora prima del problema relativo alla salute, al terrorismo, e sostiene che gli aiuti occidentali all'Africa non hanno fatto altro, diciamo sostanzialmente, di trasformare una terra già povera in una terra ancora più povera, e ce l'ha soprattutto poi anche con le celebrities, parla infatti di Madonna, queste io vi ho riportato le sue parole, diciamo Bono, Angelina Jolie, eccetera, che si sono fatte pubblicità secondo lei a spese dell'Africa. E laddove appunto i paesi africani, sostiene da Annisa Moyo, hanno diciamo un proprio governo capace di portare avanti le istanze appunto del paese che rappresenta. E quindi hanno poi fatto filtrare, diciamo, un messaggio eternamente negativo. E poi inoltre ha affermato una cosa importante, gli aiuti economici spesso sono finite nelle mani sbagliate, hanno finanziato dittatori spietati, hanno finanziato anche il terrorismo jihadista. E se la, diciamo, e lo dice con rammarico, considerando che il 60% degli africani ha meno di 24 anni, quindi sostanzialmente si tratta di una popolazione che ha voglia di fare, invece l'Africa è stata descritta come sostanzialmente solo degli aspetti negativi. Invece ci sono dei casi di veri e propri miracoli economici, e vi ho riportato questa affermazione che mi è sembrata particolarmente significativa, laddove da Annisa Moyo sostiene che gli aiuti a pioggia, gli aiuti economici provenienti dai paesi più ricchi, significano solo sottrarre risorse dalle tasche dei poveri dei paesi ricchi per metterle nelle tasche dei ricchi dei paesi poveri. E da Annisa Moyo si mostra una grande sostenitrice del modello cinese, della Cina, che la Cina sta facendo molto bene appunto in Africa, perché va a costruire stabilimenti produttivi, va a istituire coltivazioni gestite in comune. E vediamo come da Annisa Moyo sostiene come il capitalismo non sia l'unico modello vincente, dice anche
avere, diciamo, un tetto diciamo, sulla testa. Pertanto, quindi, se la prende con gli aiuti economici, ma prende atto con sollievo che si sono ridotti in seguito alla crisi economica, quindi hanno ridotto ovviamente gli aiuti occidentali, e quindi dice che al fine di avere uno sviluppo, quindi di aiutarli concretamente a casa loro, è necessario investire in energia, in infrastrutture, in sanità, in educazione, quindi anche limitare quelli che sono gli aiuti economici, che come abbiamo visto hanno avuto l'effetto contrario, sono spesso finiti in mani sbagliate. Io quindi alle conclusioni. E sostanzialmente, diciamo, facendo un po' il quadro della, diciamo, della, il riassunto, sicuramente possiamo dire che oggi sotto accusa vi sono i nostri modelli di integrazione. Vi ho riportato, diciamo, quello francese, quello belga è particolarmente significativo, il quartiere di Molenbeek, diciamo, è agli onori della cronaca. E vediamo che questi modelli hanno avuto l'errore, hanno commesso l'errore appunto di diciamo sostenere un'integrazione forzata, un'integrazione a tutti i costi, costi quel che costi, anche se vengono meno, diciamo, i valori della democrazia liberale, le nostre conquiste, i nostri principi. E questo multiculturalismo così accentuato, multiculti, questo meticciato, può avere avuto, diciamo, sostanzialmente la colpa di non incoraggiare quello che è il dialogo, ma di creare sostanzialmente una società non coesa, ma differenti comunità all'interno appunto di una società. E sostanzialmente, quindi, perché naturalmente si possa affrontare in maniera razionale, in maniera pragmatica quello che è il fenomeno migratorio, bisogna diciamo predicare quello che è il principio morale dell'accoglienza, tenendo conto però delle capacità di integrazione non infinite sostanzialmente dell'Unione Europea, e anche, diciamo, lavorando con i paesi di origine e di transito appunto dei migranti, ai fini appunto di proteggerli dal rischio di sfruttamento e quindi dalle reti criminali. Quindi il fenomeno migratorio va sostanzialmente affrontato, e questo l'abbiamo fatto, spero, diciamo, oggi, riflettendo complessivamente sulle ricadute che hanno non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale. E vi ho riportato poi diciamo un'affermazione di Giampaolo Crepaldi, che è un arcivescovo, l'arcivescovo di Trieste, il quale appunto afferma che l'accoglienza del prossimo non può essere cieca o solo sentimentale, ma la speranza di chi emigra deve essere fatta convivere con la speranza della società che li accoglie. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Beh, allora, io sono molto felice di essere qui oggi pomeriggio a parlare delle sfide dell'immigrazione nell'ambito del suo progetto Erasmus Plus, degli Outcome Committee for the Future, e ringrazio il Presidente Roberto Paura dell'Italianissimo for the Future per aver anzitutto strutturato questo progetto e poi invitato la dottoressa Prisco a me oggi a parlare appunto di immigrazione. È un argomento molto attuale e molto caldo, perché coinvolge una serie di discussioni non puramente soltanto giuridiche, ma che implicano una serie di fattori anche soprattutto di natura sociopolitica, di natura economica e di natura anche diciamo di relazioni internazionali tra stati. Quindi è una dinamica, è una questione che andrebbe in una dinamica a molti livelli, e ciò nonostante, per ragioni di opportunità, di tempo e di diciamo, finalità e di congruenza con il nostro progetto, tenteremo oggi di riassumere, così per sommi capi, prenderò questa responsabilità di riassumere per sommi capi la disciplina giuridica dell'immigrazione, e precisando che anche in questo caso vi sarebbero degli ulteriori approfondimenti da fare per quanto riguarda il diritto internazionale, ma cerchiamo di limitarci al diritto europeo per capire appunto come l'Unione Europea
tipologia, un glossario, diciamo così, di pronto uso, per capire un po' di differenze terminologiche fra termini che spesse volte sono usati in maniera, diciamo, equivalente, non lo sono, come quello appunto di migrante, di profugo, di richiedente asilo ed altre terminologie che tenteremo appunto di definire. Per quanto riguarda appunto l'Unione Europea, al momento attuale vediamo che ci sono delle norme minime, delle procedure comuni per il richiedente asilo. Perché? Qual è il fine ultimo di queste norme e procedure? È quello di assicurare un elevato livello di protezione, garantendo allo stesso tempo che non si abusi dei sistemi di asilo nazionali. Con ciò riesco appunto a ricollegarmi a quanto detto dalla dottoressa Prisco, ovvero che deve essere una sorta di love desk, di diritti, ma anche in cambio di doveri sociali, tra quali appunto quelli di non abusare di questo sistema normativo. E, ci sono soprattutto delle autorità competenti che di norma tentano di esaminare le richieste di domande di asilo e soprattutto di stabilire degli standard di accoglienza del richiedente asilo, così come quello dello status dei beneficiari e quale ruolo le autorità nazionali avranno nello stabilire appunto se è possibile appunto concedere l'asilo e prendere una sorta di responsabilità giuridica in tal senso. L'Unione Europea è fortemente attiva al momento attuale attraverso delle politiche migratorie assolutamente, diciamo, garantiste al momento, seppur con dei profili molto dettagliati che cercheremo per questi sommi capi di affrontare, nel creare una politica europea, diciamo, coerente per quanto riguarda l'immigrazione. Perché? Perché devono vanno allo stesso tempo tanto offerte le opportunità che l'immigrazione regolamentare, che l'immigrazione legale offre, tanto agli stati che la offrono quanto a coloro che la richiedono, tanto cercando di frenare l'immigrazione clandestina, fenomeno ormai dilagante che ha visto a volte anche dei risvolti in termini umani e di tutela dei diritti umani, spesso volte violata, che è appunto dovuta anche spesso ad una mancata implementazione della normativa del più regolare utilizzo. E, cosa si vuole fare in ultima istanza? Si vuole appunto evitare che un'integrazione, si vuole appunto favorire un'integrazione dei cittadini nei paesi dell'Europa, quindi quello appunto ricollegato alla dinamica anche sociologica del concetto di integrazione, allo stesso tempo tenendo in conto quali sono poi le esigenze e le priorità dei paesi riceventi, dei paesi che ospitano, che accolgono i migranti. E, inoltre, per quanto riguarda le più recentissime evoluzioni, vi è una sempre maggiore tendenza degli Stati membri a creare dei partenariati, delle partnership con i paesi che richiedono appunto accoglienza e asilo, e in modo appunto da organizzare e creare una cornice giuridica ben coesa, ben orientata dell'immigrazione legale, evitando l'immigrazione clandestina e cercando appunto di coniugare, quindi di unire nella maniera migliore possibile il concetto di immigrazione, lo status di migrante legale col concetto di sviluppo. Quindi i due concetti sono ancora una volta fortemente connessi. Allo stesso tempo, fra i fini ultimi è quello di rafforzare lo stato di diritto e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali di questi paesi. A questo proposito mi permetto di fare una precisazione per i non addetti ai lavori, ossia fra le cosiddette clausole di Copenaghen, cosiddette appunto criteri politici per l'ammissione di uno Stato nell'Unione Europea, vi è proprio l'implementazione da parte dei paesi che ne richiedono appunto l'accesso all'Unione di una serie di riforme di breve o medio periodo che dimostrino un concreto coinvolgimento del paese richiedente l'ammissione nel rafforzamento dello Stato di diritto e nella tutela dei diritti
immediata spendibilità. E appunto, come vi accennavo, una generalizzazione quando si parla di profughi, rifugiati, migranti e richiedenti asilo, termini che sono spesso usati in maniera indifferente, ma che invece vanno specificati per non creare appunto confusione. C'è un altrettanto divulgato dibattito sociolinguistico, appunto, anche teso insomma a creare, a evitare discriminazione. Quindi è bene poi avere una terminologia, un glossario piuttosto diciamo specifico. E questo, diciamo, questa rete mi sembrava interessante così proporla perché fa tutto capire bene, come quando parlano di persone che lasciano il proprio paese, vi siano tantissime supposizioni e collegamenti da fare. Perché si lascia il proprio paese? Si lascia il proprio paese per stabilirsi un altro per qualunque causa, genericamente. Ci si può invece allontanare dal proprio paese per elementi di coercizione che derivano da calamità naturali o da cause umane, quindi ad esempio terremoti, naufragi, oppure ci si può allontanare dal proprio paese per ragioni economiche, quindi il cosiddetto allontanamento da paesi, cosiddetti via di sviluppo, oppure ci sono altre cause o motivazioni. Per quanto riguarda la coercizione derivante da elementi di calamità naturali o cause umane, si può parlare di un fuggito, un evacuato, quindi ancora un'altra sorta di differenziazione dei termini, impossibilitato a tornare al proprio paese in condizioni sicure e stabili, oppure quindi una persona che non può tornare nel proprio paese, oppure ancora che a sua volta non può o non vuole tornare nel proprio paese. Perché? Perché tende una persecuzione. Questo permette un'altra differenziazione che è stata poi nel corso del tempo regolamentata nell'ambito della Convenzione di Ginevra. Vediamo meglio di cosa si tratta. Io sono partita dalla definizione di rifugiato perché credo che sia quella più importante da cogliere, è anche un po' più complessa, le altre sono relativamente più semplici. Il rifugiato non è un migrante, quindi è più piccolo, riuscite a... Quindi il rifugiato non è un migrante, nel diritto internazionale il rifugiato è una persona che ha lasciato il proprio paese ed ha trovato rifugio in un paese terzo. Come vi accennavo, è una condizione molto particolare, quindi sono partita da questa nel mio tentativo di sistematizzazione, perché è stata regolamentata dalla Convenzione di Ginevra, relativa appunto allo status dei rifugiati, firmata nel 1951, che ci dice che un rifugiato è una persona che, nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato in cui possiede la cittadinanza e non può per tale timore o non vuole, e non può o per tale timore non vuole, domandare la protezione di detto Stato. Chiaro? Quindi è una definizione che l'Italia ha a sua volta recepito a pochi anni dalla Convenzione di Ginevra, esattamente nel 1954, includeva nella legge 722. In detto in parole povere, chi è rifugiato? È una persona che è apolide, non ha cittadinanza, e si trova fuori del suo stato di domicilio e a causa appunto di tali avvenimenti, appunto abbiamo detto di natura, cioè legata ad esempio a condizioni climatiche estremamente avverse, non può o non vuole ritornare nel suo stato di domicilio. Quindi parlavo appunto casi di nubifragi, terremoti, ovviamente di una certa insomma entità.
cittadinanza e gode della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza, oppure se è volontariamente tornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato anche nel timore di essere perseguitata. Insomma, in ultima istanza, se la situazione del suo paese è cambiata in meglio. Questo ci serve a capire che è una situazione assolutamente transitoria e momentanea, che può essere appunto, può godere appunto di un'evoluzione in un senso positivo, quindi nel senso dell'acquisizione di una cittadinanza. Questo ci è molto importante per capire a questo punto la differenza. Capite presa delle condizioni che danno luogo allo status di rifugiato, ha una differenza ancora molto importante, quella tra migrante e profugo. Ancora una volta termini usati in maniera molto spesso inappropriata o semplicemente come sinonimi o assolutamente in un senso giornalistico, in maniera appunto equivalente, ma che sono appunto ben distinte. Chi è il migrante? Il migrante è una figura della quale l'OMI, quindi l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, ci dona una definizione, non ci dona purtroppo una definizione universalmente riconosciuta. Si applica solitamente alle persone che decidono di spostarsi tra un paese all'altro. Per quali motivi? Per ragioni di convenienza personale o senza che esista un fattore esterno. Quindi qui si nota già una prima differenza con quella di rifugiato. Decide appunto la sua propria fonte di appunto migrare. Persone dunque che si spostano in un altro paese o un'altra regione semplicemente per lo scopo di migliorare la propria condizione personale. E questo rende insomma evidente come il grandissimo parlare che si faccia di migrante, come di una persona appunto avversa da calamità naturali, da calamità politiche, è in realtà erronea, perché non è appunto legata alla condizione che l'OMI non ci dà appunto, quindi non fornendoci una definizione definita ci permette appunto di dare una definizione al contrario, giusto per esclusione di esempio. Ancora una volta va fatta una precisazione sulla definizione di profugo. Chi è il profugo? Il profugo è una parola che deriva dal verbo profuggere, che appunto vuol dire cercare scampo, composto da pro e fuggere, appunto fuggire, è una persona che fugge. Ci aggiunge qualcosa il dizionario Treccani, che ci dice che il rifugiato è colui che ha lasciato il proprio paese per il ragionevole timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza politica, e che ha trovato asilo, quindi non è ancora una volta un rifugiato, perché invece ha trovato asilo in uno stato straniero, a differenza invece del profugo, quindi il migrante ha trovato nella sua condizione di asilo, mentre il profugo è colui che per una serie di ragioni, le stesse del rifugiato, ha lasciato il proprio paese ma non può chiedere la protezione internazionale. Attenzione, elemento questo fondamentale, perché appunto ci fa capire come i due termini sono spesso sovrapposti, ancora una volta, ma lo status di rifugiato è l'unico sancito nel diritto internazionale dalla Convenzione di Ginevra, è una condizione transitoria ed è una condizione che, a differenza di quella di profugo, è una condizione che ha poi un'evoluzione. Quella di profugo è la condizione, diciamo, intermedia, la condizione di colui che è nel corso di fuggire. Altre diciamo, differenziazioni, a mio parere, molto importanti. Quando si parla di migrante, si parla in maniera generica di migrante, un migrante regolare, un migrante irregolare. Chi è però questo migrante irregolare? Questo migrante irregolare è semplicemente un clandestino. In Italia si è considerati clandestini quando si ha, pur avendo ricevuto un ordine di espulsione, si rimane nel paese. E nel 2014
Il richiedente asilo, figura diciamo direi più a questo punto collegata a quale secondo voi rispetto a quelle sinora? Vediamo un po', di questa categoria fanno parte coloro che hanno lasciato il proprio paese d'origine e hanno inoltrato una richiesta di asilo in un paese terzo, ma sono ancora in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti riguardo al riconoscimento del loro status di rifugiati. Vabbè. Io insomma già un po' risposto, però la figura diciamo più assimilabile a quella di rifugiato, cioè una persona che attende di essere considerata un rifugiato, quindi una figura, diciamo, la stessa figura del rifugiato, ma precedente quella dell'essere dichiarato un rifugiato secondo la legge. Profugo l'abbiamo già esaminata, comunque la figura di apolide, la Convenzione di New York del 54 definisce l'apolide come una persona che non ha una nazionalità di alcun paese, quindi una persona senza una nazionalità. Una nazionalità perché è un fattore molto importante? Perché sancisce il legame giuridico della persona con il paese e ne garantisce la fruizione di una serie di diritti legati a la cittadinanza. L'apolide non ha accesso alle cure sanitarie, non ha accesso agli studi, non ha assistenza sociale, non ha accesso al mercato del lavoro, non può muoversi liberamente, non può sposarsi. Vive in una condizione di assoluta e perenne irregolarità e di conseguenza può essere assolutamente soggetta a periodi di detenzione amministrativa e ordini. Ancora in maniera molto vado per sommi capi, lo sfollato è una persona che pur avendo abbandonato la propria casa per gli stessi motivi dei rifugiati, per esempio i famosi terremoti, i famosi naufragi, le famose carestie, non ha tuttavia ancora attraversato un confine internazionale, d'accordo? Quindi ancora in quella parte che va nel suo territorio, non ha ancora attraversato questo confine internazionale e non può pertanto ricevere protezione o assistenza internazionale perché non è ancora un rifugiato. E il beneficiario di protezione umanitaria è una persona che è una vittima di una persecuzione, pur non essendo vittima di una persecuzione individuale nel proprio paese, che dunque gli conferirebbe lo status di rifugiato, ha comunque bisogno di una protezione e di assistenza. Una persona, insomma, che in buona sostanza, se rimpatriata, potrebbe subire violenze o persecuzioni. Quindi non è per una serie di ragioni giuridiche un rifugiato, ma ancora per una serie di ragioni molto vicine a quella dell'essere considerato un rifugiato, non beneficiare di protezione umanitaria. Lo European Migration Network ci dà appunto un riassunto di quanto detto e appunto definisce il migrante forzato, definisce il migrante economico e ancora distingue da questi lo sfollato e il rifugiato. C'è un dibattito molto ampio su questa questione affrontato appunto da giornalisti come Barry Malone, che appunto ha motivato la decisione del giornale della famosissima testata orientale Al Jazeera di non chiamare più migranti le persone che arrivano che attraversano il Mar Mediterraneo, perché il termine può esprimere una distanza eccessiva ed essere usato appunto in una maniera impropria per indicare persone che appunto derivano da paesi in guerra come Siria, Iraq e Libia, che pertanto per le condizioni che abbiamo visto non sono i migranti ma sono semplicemente dei rifugiati. Vi sono inoltre delle altre organizzazioni che scelgono il termine, un termine più appropriato, appunto di rifugiati, come persone che distinte appunto dai migranti. Queste organizzazioni, insomma, che probabilmente conoscerete, Amnesty International, Human Rights Watch. E ancora una volta il Guardian mette in discussione la distinzione fra l'emigrato e l'immigrato, questione che non c'è data per possibilità ancora affrontare.
fai riferimento innanzitutto al regolamento di Dublino 3, che è più recente e quello tuttora vigente, che appunto regolamenta il regime dei rifugiati ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2014 e definisce i criteri e i meccanismi di determinazione per lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da uno dei cittadini in un paese terzo non accolide in uno degli Stati membri. Quindi attenzione, non lo Stato che deve accogliere il cittadino, ma lo Stato che deve esaminare la richiesta di protezione internazionale. Stabilisce, insomma, in buona sostanza come Stato debba farsi carico della richiesta di asilo, imponendo tuttavia territorialmente un'attenta domanda, un attento esame della domanda d'asilo dei migranti al primo paese e sbarco. Un paese, un sistema che però nel brevissimo periodo, solamente l'anno successivo a quello entrato in vigore, ha dimostrato alcuni aspetti di estrema fallacia che appunto sono resi palesi dal 2014 a breve e che pertanto hanno implicato la necessità di una riforma del sistema europeo comune di asilo e di un potenziamento sulle vie di accesso legale all'Europa, questione che è stata affrontata nel 2016 e che ha portato la Commissione a sottolineare come ci siano appunto dei movimenti secondari, cioè degli spostamenti dei richiedenti asilo tra i vari Stati dell'Unione Europea, che ci fa capire come la prassi di chiedere asilo in differenti Stati accomuni il richiedente a una sorta di consumatore alla ricerca di migliori tutele. E per questo vada una proposta di riforma presentata il 4 maggio del 2016, una proposta di riforma appunto del regolamento Dublino 3, che ha come obiettivo primario quello di impedire i movimenti secondari e rendere il sistema più efficiente, garantendo una più rapida identificazione dello Stato membro competente e una distribuzione più equa delle responsabilità tra i vari Stati, ad esempio imponendo anche norme minime a tutela del minore migrante che appunto deve essere messo in condizione di fare una richiesta di asilo più mirata in base appunto ovviamente non solo delle condizioni stabilite diciamo così dalla legge su quale stato si trovi il minore, ma anche legato appunto allo stato in cui si trovi il genitore e quindi una condizione che garantisca la massima tutela dei diritti del minore migrante. Ancora una volta, in conclusione, in allegato a questa riforma del sistema del Dublino 3 è stato anche un rafforzamento del sistema Eurodac, che serve appunto a raccogliere impronte digitali per monitorare i movimenti secondari e agevolare il rimpatrio e il contrasto all'immigrazione irregolare. Un sistema che sarà possibile consultare anche appunto per verificare se la persona identificata si sia spostata in luoghi insomma non legittimati in base alla richiesta di accoglienza. E ancora una volta ancora si è deciso di istituire un atto più forte e più moderno. E poi un secondo pacchetto di proposte legislative dell'Unione